Buongiorno, oggi ci troviamo sulle colline del Prosecco, siamo a Santo Stefano, vicino a San Pietro di Barbozza, siamo praticamente a due passi da Valdobbiadene e oggi in compagnia di Ivan andremo a fare una bellissima passeggiata ad Anello. Il giro di oggi comincia qui, alla strada Tridic, lungo il sentiero 1014 che è indicato qui con un cartellino. Lungo il 1014 saliremo fino a Pian de Farnet e dopodiché scenderemo per la strada delle Musse, se ho capito bene. Ok, il sentiero inizia a salire subito. Non so se si coglie, ma è una rampa. Comunque ci sono i cartellini, basta guardarsi bene attorno e si trova. Comunque sale su ben convinto, eh. Siamo arrivati qui a questo eremo con una vista sulle colline davvero molto bella. Bene, ora da qui non c'è spazio a interpretazioni perché la segnaletica è davvero perfetta, basta salire. Da qui il sentiero percorre per un attimo la strada forestale, è tutto molto ben indicato. Giornata calda, davvero calda. Abbiamo fatto la variante lunga, noi non abbiamo tenuto il sentiero. Comunque anche la strada forestale vi permette di arrivare tranquillamente a Pian de Farnet, che dovrebbe essere qua su. Siamo arrivati qui davanti all'osteria Pian de Farnet. Molto bello, un agriturismo sembra. Guardate che vista che c'è. Un po' di foschia, ma pochissima, si vede tanta roba. Noi dopo scenderemo giù per di qua, seguendo il sentiero. Però adesso andiamo a vedere il Pian de Farnet, che è praticamente qua sopra, quindi saliamo un attimino. Bene, siamo arrivati a Pian de Farnet, qui in corrispondenza lì del capitello San Maurizio. Qui c'è anche un'area per fare una bella sosta come si deve, il bellissimo prato, e da qui abbiamo raggiunto la quota più alta della nostra passeggiata. Onestamente io questo posto non l'avevo mai considerato, proprio non sapevo neanche che esistesse. Devo dire che l'ho scoperto grazie a questo libro, Tre Alpi Flash di Giovanni Carraro. Vi metto il link di Amazon in descrizione. È davvero un bel libro, ci sono anche le tracce GPS disponibili sul sito del libro e ci sono un sacco di itinerari descritti ed è davvero molto bello. È consigliatissimo per chi ama le Prealpi.
bellissimo Pian de Farnet. Vi spiego un po' cosa si vede da qui. Allora, da lì abbiamo il Monte Grappa. Qui invece, davanti a noi, abbiamo i Colli Asolani. Là si vedono pochissimo i Colli Euganei, ma ci sono. Qui davanti il Montello, il Piave. E lì in lontananza, quel riflesso, è il mare. E qui sotto abbiamo tutte le belle colline del Prosecco. Un bellissimo posto, c'è davvero un'ampia veduta. Ora noi percorreremo per un tratto il sentiero 1014B e il 1013. Siamo arrivati qui al bivio con i sentieri 1013 e 1014. Ora il nostro percorso seguirà la strada cementata, quindi noi seguiremo questa. Vediamo un po' com'è. Giornata favolosa, neanche una nuvola. Bene, ora siamo ritornati sulla strada asfaltata che ci riporterà a Santo Stefano, dove abbiamo lasciato la macchina. E grazie per essere stati con noi fino a questo momento. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, oppure scrivetemi cosa ne pensate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!